Rieccoci, siamo di nuovo in collegamento e per la seconda lezione del professor Filippo Giorgi che ci parlerà di proiezioni di clima in futuro. E passo la parola al professor Giorgi. Eccoci qua. A te, Filippo. Sì, facciamo lo share dello screen. Va bene, allora, nella lezione precedente abbiamo parlato del passato, soprattutto del passato storico. Abbiamo visto che i gas serra stanno aumentando per uso di combustibili fossili, eccetera, che questo sta causando un riscaldamento globale. Quindi che cosa possiamo aspettarci per il futuro? Allora, prima di tutto volevo spiegare e chiarire in un certo senso che quando si parla di clima futuro non è possibile prevedere quale sarà il clima futuro. Questo non si può fare, non c'è nessun modello che vi potrà dire quale sarà il clima sul Mediterraneo nel 2075 piuttosto che nel 2050, se pioverà, se non pioverà, eccetera. Perché il sistema terrestre è un sistema non lineare e caotico. E quelle che noi chiamiamo previsioni climatiche, che in realtà vengono chiamate proiezioni climatiche, sono molto diverse dalle previsioni meteo, quelle che vedete a TV o sui siti meteo. Questo era già noto nel 1975, un famosissimo fisico, Edward Lorenz, scrisse un articolo in cui lui definì due tipi di predicibilità o di previsioni. Quello che chiamo primo e secondo tipo. Il primo tipo è la previsione meteo, cioè dalle condizioni iniziali del sistema uno integra nel tempo le equazioni che descrivono questo sistema, per esempio le equazioni dell'atmosfera, e questo ci prevede l'evoluzione del tempo sulla base delle condizioni iniziali. È un problema sostanzialmente di conoscere bene le condizioni iniziali. Queste previsioni meteo in genere hanno un'affidabilità anche dal punto di vista teorico non supererà mai, proprio se va tutto bene, i 10 giorni. Se voi dovete andare da qualche parte e vedete su un sito le previsioni a 15 giorni, io non mi fiderei più di tanto di quelle, diciamo, oltre una settimana. Perché noi non conosciamo le condizioni iniziali in maniera perfetta, quindi ci sono delle piccole, come dire, incertezze che nel tempo, data la natura caotica del sistema, si amplificano e dopo una settimana, 10 giorni, fanno andare il sistema in una direzione diversa. Quindi voi direte, se non riusciamo a prevedere il tempo fra 10 giorni, come possiamo prevedere il clima fra 100 anni? In realtà non lo prevediamo. Quello che noi facciamo è ci poniamo una diversa domanda. La domanda che ci poniamo è questa: se le quantità di gas serra dovessero continuare ad aumentare in un modo piuttosto che in un altro, come risponderà il clima terrestre? In maniera statistica, quindi non in un anno piuttosto che in un altro anno. Sarà un clima in media più caldo, più freddo, ci saranno in media più eventi estremi, meno eventi estremi e così via. Quello che facciamo non è una previsione, viene chiamata proiezione, è uno studio di sensitività. Noi diamo una traiettoria di gas serra ai nostri modelli climatici e poi vediamo come rispondono questi modelli climatici, vediamo come questi modelli ci dicono il clima terrestre, ripeto, definito dalle sue statistiche, può evolversi in futuro. Questo è un problema di condizioni al contorno perché dipende dalle quantità di gas serra che gli diamo e questa viene considerata una condizione al contorno.
Quindi il primo passo per fare una cosiddetta proiezione climatica è avere delle ipotesi di come si evolveranno le quantità di gas serra in atmosfera nel futuro. Io parlerò del futuro fino alla fine di questo secolo, quindi nei prossimi 80 anni, anche se alcune di queste proiezioni vengono fatte per periodi più lunghi. Il primo step è appunto di sapere come si evolveranno le quantità di gas serra in atmosfera. In realtà anche questo non è possibile predirlo, perché questo dipende da fattori tecnologici, magari si scopre una nuova forma di energia, magari ci sarà una guerra, magari ci sarà, non so, altre pandemie, quindi questo è sostanzialmente non prevedibile. Quello che si può fare però è fare delle ipotesi plausibili di possibile sviluppo socio-economico. Uno ipotizza che il mondo continui ad andare avanti come adesso, che la popolazione aumenti di un certo livello piuttosto che di un altro, che aumenti la coscienza ambientalista piuttosto che non, e così via. C'è tutta una comunità scientifica che si occupa di questo e produce quelli che noi chiamiamo scenari di emissione di gas serra. C'è tutta un range di questi scenari. E poi questi scenari di emissione vengono traslati in scenari di concentrazioni di gas serra in atmosfera usando dei modelli di ciclo di carbonio descritti nella lezione della professoressa Maioni, e poi questi vengono immessi nei modelli climatici che ci dicono come potrebbe evolversi il futuro. Allora, questa figura ci dà l'evoluzione delle temperature globali che ci si aspetta dal presente. Questa è una figura fatta che viene dall'ultimo rapporto dell'IPCC del 2013, all'epoca, e quindi si partiva come presente dal 2005 nei modelli, c'è sempre qualche anno di differenza, perché i dati c'erano solo fino al 2005, i dati sicuri. Comunque, in ogni caso, quello che vedete qui è l'anomalia di temperatura rispetto, come al solito, rispetto a dei periodi di riferimento che sono in genere la fine del XX secolo, e poi vedete qui quattro scenari a cui vengono dati questi nomi che non vi sto a spiegare: RCP 2.6, 4.5, 6.5 ed 8.5. In particolare i due scenari principali sono questi due. Va bene, il cosiddetto RCP 2.6 e il cosiddetto RCP 8.5. Allora, lo scenario RCP 2.6 è lo scenario, diciamo così, più ottimistico. Allora, in questo scenario, come vedete, qui è il presente, questa è l'anomalia di temperatura globale. La temperatura globale si stabilizza, vedete, questa è l'incertezza e questo è il valore medio, si stabilizza attorno a questo valore qui, che è un grado, quindi un ulteriore grado di riscaldamento rispetto alle temperature attuali. Va bene? Un grado di riscaldamento rispetto alle temperature attuali significa cosa? Significa che rispetto alle temperature preindustriali, significa attorno ai 2 gradi. Perché, come abbiamo visto nella lezione precedente, un grado ce lo siamo già giocati. Il sistema climatico dall'inizio della rivoluzione industriale ad oggi si è già riscaldato di circa un grado. Quindi dovete sommare un grado a questo valore qui per avere i valori rispetto alle temperature preindustriali. 2 gradi rispetto alle temperature preindustriali, per quelli di voi che hanno mai sentito parlare dell'accordo di Parigi del 2015, un accordo molto importante, di cui parlerò dopo, è diciamo l'obiettivo dell'accordo di Parigi: stabilizzare il riscaldamento globale al di sotto dei 2 gradi rispetto a valori preindustriali, quindi circa un grado rispetto a quelli attuali. Questa riga blu. La riga rossa, che è quella più preoccupante, invece è, alcuni chiamano, alcuni dicono non si dovrebbe chiamare così, ma altri lo chiamano, chiamiamolo business as usual. Significa che cosa succederebbe se continuiamo a usare combustibili fossili sempre di più fino a esaurire tutte le scorte oggi disponibili, non quelle conosciute, ma quelle disponibili.
perché se ne scoprono sempre di nuove, ovviamente. Quindi non è esattamente il massimo possibile, è il massimo, diciamo, che è stato stimato da questi scenari. In questo caso qui, vedete, si arriva più o meno qui. Se andiamo a vedere, vediamo che è un riscaldamento entro il 2100 di 4 gradi rispetto ai valori attuali, quindi 5 gradi rispetto ai valori preindustriali. Allora, se già prima, come avete visto, un grado sembrava così anomalo, figuriamoci che cosa può voler dire 4 gradi, ma ve lo farò vedere in seguito. Quindi ricordiamoci questi due scenari. Accordo di Parigi, business as usual, va bene? 1 grado rispetto alle temperature attuali, 4 gradi rispetto alle temperature attuali. Allora, quali sono gli effetti? Non è tanto quel grado, quei 2 gradi globali che importano, ma sono gli effetti prodotti da questo riscaldamento globale. Io chiaramente tutto il sistema climatico viene influenzato da questo riscaldamento. Vi farò solamente degli highlight, quelli che almeno io considero più importanti. Il primo è il fatto che il riscaldamento globale e i suoi effetti non sono uniformi nel globo, ma sono molto diversi da una regione all'altra. E in particolare esistono delle zone che abbiamo già chiamato hotspots o zone calde. Allora, quello che vedete qui è la proiezione del cambiamento di temperatura da questo lato, inverno boreale, estate boreale, e cambiamento di precipitazione alla fine del secolo rispetto alle condizioni attuali in uno degli scenari. Adesso non importa quale, ma concentratevi sui colori. Il colore più scuro significa che in quella zona avviene un riscaldamento maggiore. Quella è una hotspot termica. La hotspot per eccellenza è l'Artico. Perché? Perché lo scioglimento dei ghiacci fa sì che si assorba in superficie più radiazione solare e quindi questo intensifica ulteriormente il riscaldamento. I ghiacci artici, come probabilmente vi hanno già detto, stanno scomparendo abbastanza rapidamente e l'Artico si sta scaldando ad una velocità molto maggiore della media globale, molto maggiore anche di quella del Mediterraneo. Ma ci sono altre zone calde, una è quella del Mediterraneo, di cui abbiamo già parlato, è dovuta a questo. Qui è la variazione delle precipitazioni. Blu significa che le precipitazioni aumentano, ne parleremo anche nella prossima lezione. E marrone significa che diminuiscono. Vi ricordate quell'effetto di spostamento delle perturbazioni verso i poli? Quindi vedete che le alte latitudini sono tutti i colori attorno all'azzurro. Mentre in zone già, diciamo, subtropicali, c'è più questo colore marrone. Quindi vedete che per il Mediterraneo ci aspettiamo, soprattutto nella stagione calda, primavera e estate, temperature molto più alte di quelle odierne e condizioni molto più secche di quelle odierne. Ma ci sono altri hotspot, in particolare vedete il bacino dell'Amazzonia, dove ci si aspetta delle piogge molto, molto minori. Perché sono importanti questi hotspot? Perché se questi hotspot avvengono in zone vulnerabili con paesi poveri, questi potrebbero causare le cosiddette, quelle che oggi vengono chiamate migrazioni di massa di rifugiati climatici. Facendo una zoomata sull'Italia, vedete in Italia un cambiamento di temperatura rispetto sempre al valore di riferimento per la fine del secolo, sempre in uno degli scenari più intensi e di precipitazione, vedete che in Italia è soprattutto d'estate che si dovrebbe sentire un forte riscaldamento, cioè 4 gradi globali significa sul Mediterraneo circa 6 gradi, quindi insomma molto molto rilevante, e una diminuzione di precipitazioni enorme. In estate e in inverno c'è questa divisione fra nord e sud, perché lo spostamento verso nord dipende anche dalla stagione, ed è uno spostamento verso nord maggiore d'estate che non d'inverno. In inverno, vedete, sulla zona alpina i modelli prevedono in realtà un aumento delle precipitazioni, questo colore verde, nel centro-sud Italia una diminuzione. Ma per darvi un'idea ancora, diciamo, più
forse più semplici a cui pensare su che cosa vuol dire, abbiamo fatto un piccolo giochino. Abbiamo preso alcune delle maggiori città italiane, io spero che qui ci siano, scegliete la vostra città, la città che preferite o la città dove vivete, se non c'è sceglietene un'altra, e siamo andati a vedere qual è la città che oggi ha un clima più vicino a quello che alla fine del secolo avrà la nostra città, nello scenario business as usual, va bene? Allora, concentriamoci prima su queste del nord, Venezia, Trieste, Udine, Trieste in particolare dove vivo io adesso. Se clicco, vedete che queste città vanno a finire più o meno qui, qualcuna in Puglia, eccetera. Che vuol dire? Vuol dire che il clima che ci aspettiamo per queste città, Trieste, Udine e così via, per la fine del secolo sarebbe molto simile al clima che oggi c'è in Sicilia. Quindi molto più secco, molto più caldo di quello odierno. Ovviamente vi rendete conto di che cosa questo voglia dire, per esempio, per l'agricoltura. Dovrebbe completamente cambiare. Se clicco ancora, vediamo che cosa succede a Venezia, piuttosto che Milano, Bologna e così via. Boom, vanno a finire in Africa, in Nord Africa. Sostanzialmente un forte inaridimento, il clima che di Roma sarebbe simile al clima che oggi c'è a Tripoli. Magari uno dirà, che bello, il clima di Tripoli mi piace, ma insomma vorrebbe dire un grandissimo cambiamento. Diciamo, il centro Italia va a finire in Nord Africa, potete immaginare che succede alle città del meridione, Napoli, Catania, eccetera, vanno a finire praticamente nel deserto. Prendete l'Italia, spostatela 1000 chilometri più a sud, trovate il clima che ci aspetta, quindi sostanzialmente un clima molto più secco, molto più caldo di quello odierno. E quali sono altri effetti importanti? Uno è l'innalzamento del livello del mare. Allora, uno degli effetti del riscaldamento globale ovviamente è quello della fusione dei ghiacciai, di cui parlerò fra un attimo. I ghiacci, diciamo, continentali, anche quelli della Groenlandia e così via, tendono a fondere se le temperature sono più alte, soprattutto quelle estive, e l'acqua si riversa in mare. In più anche le acque oceaniche, come abbiamo visto, si stanno riscaldando e c'è una piccola espansione termica, è piccola però c'è tanta acqua nel mare, e quindi contribuisce tutti e due questi fattori, quindi lo scioglimento dei ghiacci e continentali e l'espansione termica dell'acqua, produce un innalzamento del livello del mare che ovviamente danneggia molto le zone costiere. Dal 1900 ad oggi abbiamo assistito a circa 20 centimetri di innalzamento, incidentalmente il dato di Trieste in linea con questo globale, questo è il livello. La cosa preoccupante, vedete che questa curva è in fase di accelerazione, anche il riscaldamento, se avete visto, è anche le quantità delle concentrazioni di CO2, l'aumento in fase di accelerazione nelle ultime decadi. Perché è importante il livello del mare costiero? Perché si avrebbero più alluvioni, più mareggiate. Alcuni scenari ci dicono che il livello del mare potrebbe innalzarsi fino a un metro, se non di più. Secondo me il prossimo rapporto avrà dei numeri ancora più alti. Entro il 2100 significa che città come Venezia scomparirebbero, il delta del Nilo, poiché poi c'è l'intrusione di acqua salina nel terreno, quindi che lo danneggia. E questo è probabilmente uno degli aspetti più importanti legati al riscaldamento globale, perché già oggi quasi metà della popolazione mondiale vive in metropoli costiere. Ci si aspetta che questo aumenti ancora di più, soprattutto nei paesi in Africa, nel sud-est asiatico e così via, e questi sarebbero molto più vulnerabili a mareggiate, alluvioni e intrusione di acqua salina. L'altro fenomeno è quello dello scioglimento dei ghiacciai, questo sta avvenendo dappertutto, ma in particolare insomma, i ghiacciai alpini, per quelli di voi, voi siete giovani, ma insomma magari i vostri genitori vanno in montagna da qualche anno e saranno resi conto che i ghiacciai alpini sono in fase di recessione, ma infatti il monitoraggio di questi ghiacciai ci dice che tutti i ghiacciai alpini sono in fase di recessione. E proprio qualche settimana fa è uscito un articolo che abbiamo fatto con alcuni colleghi, in cui
siamo andati a vedere qual è il possibile futuro di questi ghiacciai e abbiamo visto che da 69% al 92% di questi ghiacciai potrebbe scomparire entro la fine del secolo. 92% nel caso dello scenario business as usual, ma anche nello scenario di Parigi si parla del 69%, perché le temperature sarebbero così alte che il ghiacciaio non sopravviverebbe. Il problema dei ghiacciai non è solo un problema ecosistemico, ma i ghiacciai sono i maggiori depositi di acqua dolce, come vedremo nella prossima slide, e quindi stiamo di fatto perdendo acqua. E poi, ecco, qui si arriva all'altro, un altro problema base, quello dei cosiddetti punti di non ritorno, o così in inglese, tipping points. Esistono alcuni fenomeni che una volta innescati e soprattutto una volta raggiunta una certa soglia diventano sostanzialmente irreversibili. E la comunità scientifica si è focalizzata soprattutto su tre di questi. Uno è quello della scomparsa della foresta amazzonica. Avete visto come ci si aspetta che le precipitazioni diminuiranno anche in maniera consistente su questa foresta. In più, come sapete bene, c'è una grandissima pressione anche dal punto di vista della deforestazione e così via. Molti pensano che l'intera foresta possa eventualmente scomparire e questo sarebbe un disastro ecologico per tutto il pianeta. Comunque, probabilmente altri hanno parlato di questo problema. Io mi soffermo su questi due. Il primo è il tema di una delle domande, e cioè il collasso della circolazione oceanica. Allora, tutti gli oceani del globo comunicano fra di loro tramite una circolazione generale, cosiddetta termoalina, che vedete qui, che viene sostanzialmente sostenuta dalla formazione di acque molto dense e fredde nel nord dell'Atlantico. Queste acque si formano quando si forma il ghiaccio. Il ghiaccio è acqua dolce, quindi quella che rimane dietro, diciamo così, è acqua più salina, quindi con densità più alte, ed è anche acqua molto fredda. Per cui quest'acqua molto fredda e densa dalla superficie dell'Oceano Atlantico raggiunge il fondo e poi comincia a migrare verso sud, raggiungendo eventualmente i mari antartici. E poi si sposta verso l'Oceano Indiano e l'Oceano Pacifico, comincia a riscaldarsi, quest'acqua risale e forma una corrente superficiale di ritorno che poi genera la corrente del Golfo, che veniva menzionata nella domanda. Corrente del Golfo che è importante per l'Europa perché mantiene il clima europeo abbastanza mite rispetto, per esempio, al clima americano. Allora, chiaramente, se io diminuisco la formazione di ghiaccio artico, cosa che sta accadendo, e riscaldo questa zona, in aggiunta riscaldo questa zona dell'Oceano Atlantico, tutto il motore di questa circolazione si indebolisce. Infatti è uscito un articolo proprio 2 o 3 settimane fa di Ramstorff, un oceanografo, che ha detto che stiamo già assistendo ad una riduzione dell'intensità di questa circolazione del 15% rispetto a valori preindustriali. Alcuni modelli, qui non è una cosa che. Questo è quello che è successo nel film The Day After Tomorrow, lì succedeva una settimana, ovviamente questi sono processi in realtà molto più lunghi, alcuni modelli ci dicono che l'intera circolazione potrebbe collassare entro il 2200. Quindi si parla di orizzonti temporali di centinaia di anni. Però se questo succede, a parte che è un fenomeno irreversibile, cioè in cui non si ripristina facilmente questa circolazione, significherebbe completo sconvolgimento delle circolazioni oceaniche, delle interazioni con l'atmosfera e quindi un completo sconvolgimento del clima, che potrebbe in particolare influenzare il clima europeo. Un altro fenomeno molto preoccupante, forse anche di più, è lo scioglimento dei ghiacci della Groenlandia. Io vi ho detto come quest'anno, scusate, l'anno scorso, l'estate scorsa, 2019, scusate, 2 anni fa, ci sia stato uno scioglimento completamente anomalo dei ghiacci della Groenlandia, ma a parte eventi che possono accadere da un anno all'altro,
ghiacci della Groenlandia si stanno fondendo ad un ritmo crescente, molto veloce e soprattutto molto più veloce di quello che ci aspettavamo qualche anno fa. E non è del tutto chiaro il perché. Alcuni pensano che sia legato ad alcune dinamiche dei ghiacci, altri pensano che sia legato all'inquinamento, particelle di fuliggine che si depositano sul ghiaccio, prodotte in Europa, negli Stati Uniti, in Nord America o in Asia, si depositano sul ghiaccio, lo rendono più scuro, assorbe più radiazione solare e si scioglie più e fonde più rapidamente. Fatto sta che se la maggior parte dei ghiacci della Groenlandia dovesse fondere, non avremmo più 30 centimetri, un metro di innalzamento del livello del mare, ma avremmo più di 7 metri. E se in aggiunta a questo dovesse fondere alcuni ghiacci costieri dell'Antartide, cosa che anche sta accadendo, non ghiacci nel mezzo dell'Antartide che è freddissimo, ma nelle zone costiere, allora si parla anche di più di 12 metri. A quel punto vi rendete conto che questo sarebbe un completo disastro per tutte le zone costiere, per tutti i paesi che sono sul mare, e ovviamente in primis l'Italia. Anche questo non è un fenomeno che si sviluppa nel corso di 10-20 anni, è un fenomeno che si sviluppa nel corso di centinaia di anni, però è uscito un articolo qualche mese fa, in cui alcuni ricercatori sostengono che già con le temperature attuali, quasi tutti l'intero strato di ghiaccio della Groenlandia, che di svariati chilometri potrebbe già fondere, sempre nel corso di centinaia di anni, ma che abbiamo già avviato un processo irreversibile. Quindi stiamo lasciando. Se non si fa qualcosa, stiamo lasciando in eredità alle prossime generazioni veramente un problema molto molto grave. Ma vorrei farvi capire ancora meglio che vuol dire 4-5 gradi di riscaldamento globale. L'ultima era glaciale 20.000 anni fa, le temperature erano sui 5-7 gradi più basse. Quindi dire 4-5 gradi di riscaldamento globale significa dare al sistema climatico una perturbazione enorme, analoga, paragonabile alla differenza fra un periodo glaciale e uno interglaciale, due periodi completamente diversi dal punto di vista climatico. Vivremmo in un pianeta diverso da quello attuale. Ma ancora meglio, vi voglio far vedere, darvi un'idea di quello che sta succedendo. Questo è l'Olocene, lo abbiamo già visto, temperature molto stabili che hanno consentito alla società di svilupparsi. Questo è quello che sta accadendo oggi. 1 grado in 100 anni. Vedete, già anomalo, già questo dovrebbe farci preoccupare. Se riuscissimo a stare dentro l'accordo di Parigi, boom, questo è quello che succederebbe. Questo è tutto in scala. 1 grado in 100 anni. Vedete, già all'interno dell'accordo di Parigi, il nostro pianeta, dal punto di vista climatico, vivrebbe un periodo assolutamente, come dire, eccezionale, molto difficile da veramente capire che cosa potrebbe succedere. Ma peggio ancora, questo è il cosiddetto business as usual. Cioè, chiunque veda una curva di queste, si preoccuperebbe veramente seriamente di quello che sta succedendo. Questi sono 4-5, sono 4 gradi rispetto a quelli attuali, 5 rispetto a quelli preindustriali nel business as usual. Quindi il nostro pianeta veramente rischia di essere in una situazione veramente mai 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 vista nel corso degli ultimi milioni di anni. Adesso, proprio per la velocità del riscaldamento, nel tempo dei dinosauri le temperature erano anche più alte. Adesso non è che la Terra non sopravvive, il pianeta sopravvive, si adatta, cambia specie, molte specie si estinguono, eccetera. Quello che non potrebbe sopravvivere è la nostra società, almeno come oggi la conosciamo, con svariati metri di livello del mare, meno acqua. Vedremo gli effetti sul ciclo idrologico di cui parlerò nella prossima lezione. E quindi rischiamo veramente di lasciare in eredità qualcosa di molto, molto, molto grave. Ho aggiunto un paio di slides, visto che ci sono state delle domande, per farvi vedere. Allora, questo è quello che dobbiamo evitare, il business as usual. Questo è quello che sta succedendo. Queste sono le emissioni, quindi rubo fa 5 minuti.
Queste sono le emissioni di gas serra dall'inizio del secolo, quindi 1900. Vedete che dopo la Seconda Guerra Mondiale c'è stato questo rapido aumento. Vedete che ci sono questi piccoli, queste non sono concentrazioni, sono emissioni. Questi piccoli, queste piccole diminuzioni, questa è stata la grande depressione del 1930, per chi ha letto Steinbeck, il libro Furore parla di questo. Questa è la Seconda Guerra Mondiale, questa è la crisi energetica della fine degli anni 70, degli anni 80, insomma Bruno, Giovanni, sanno bene, gli anni Jimmy Carter, famoso presidente americano, questa è stata la crisi finanziaria del 2009, questo è quello che è successo nei primi sei mesi del 2020 a causa dei lockdown. Quindi i lockdown effettivamente hanno prodotto una piccola diminuzione delle emissioni di gas serra. Adesso nell'accordo di Parigi si era detto che questo andamento doveva raggiungere il suo picco nel 2020 e poi cominciare un andamento di discesa. Quindi tecnicamente parlando siamo all'interno dell'obiettivo di Parigi, però ci siamo per le ragioni sbagliate, perché non è che vogliamo avere un lockdown da qui ai prossimi 30 anni, perché poi l'obiettivo è diminuire le emissioni dell'80% entro il 2050. Quindi molto molto brevemente, che cosa bisogna fare per diminuire queste emissioni e raggiungere l'obiettivo dell'accordo di Parigi, che non significa tornare al clima di prima, significa che ci sarà ancora un riscaldamento, ma insomma gestibile con delle politiche di adattamento. Sostanzialmente riduzione degli allevamenti intensivi, io direi soprattutto di sprechi alimentari. Oggi noi sprechiamo il 30% del cibo che viene prodotto, cibo vuol anche dire acqua come vedremo, e questo riduce le emissioni di metano. Il metano ce n'è meno della CO2 in atmosfera, ma è un gas serra che probabilmente hai sentito anche più forte della CO2. La riforestazione, le foreste sono, come avete sentito, assorbono CO2 con la fotosintesi. Oggi la riforestazione purtroppo ha ripreso velocità a causa delle posizioni di alcune amministrazioni, insomma speriamo che soprattutto nella foresta amazzonica, speriamo, questo contribuisce circa al 10% del problema, quindi arrestare la deforestazione e avviare una riforestazione sicuramente aiuterebbe. Economia a chilometro zero, quindi avere più, sfruttare più le risorse locali, quindi non usare troppo trasportare beni di 5.000 km da un posto all'altro del globo. Economia circolare, quindi riuso, riciclo delle risorse, ma soprattutto la decarbonizzazione del sistema energetico, che deve avere due cose. Primo, un aumento dell'efficienza energetica. Oggi noi sprechiamo circa il 65% dell'energia prodotta, che è una cosa completamente assurda. Aumento della produzione, trasporto e uso dell'energia. Quindi l'efficienza energetica deve migliorare in tutti i settori, ma soprattutto uno dei motivi per cui sprechiamo molta energia è perché i motori a combustione interna, quelli delle auto, delle caldaie che riscaldano le nostre case, hanno rendimenti molto più bassi dei motori elettrici. Quindi già una elettrificazione di vari settori porterebbe a un grosso aumento dell'efficienza energetica. E poi ovviamente l'energia elettrica dovrebbe essere prodotta da energie rinnovabili. Questo è un discorso lungo e complesso, ma è qualcosa che sta avvenendo in molti paesi, soprattutto Europa, Stati Uniti, ma anche Cina e così via, ed è un processo che va intensificato, va fatto in maniera molto, molto più veloce. Quindi questo anche per rispondere a un paio di domande che erano venute. Anche qui mi fermo e lascio la parola a Bruno per le domande. Qui sono andato lungo qualche minuto, ma insomma volevo. Grazie Filippo, sei andato lungo di qualche minuto, però hai già risposto a molte delle domande. Tra l'altro è questa lezione che riguarda appunto il futuro ha sollevato molte domande, però penso che faremo presto perché le passerò in rivista e ricordando quali erano i temi,
tu mi dirai se vuoi aggiungere qualche cosa, ma in gran parte hai già risposto. Avevamo detto che avremmo discusso qui la domanda di Manfredi Mirian su quanto aumenterebbe la temperatura nei prossimi decenni, ma di questo mi sembra che tu hai parlato. E c'è poi due domande che venivano dalla precedente lezione della classe quinta C dell'ISIS Paolo Carcano di Como. E la prima, se in futuro potrà esserci un evento più drastico di quello attuale, ma anche di questa mi sembra che hai già parlato. Interrompermi se vuoi aggiungere qualche cosa. Ma diciamo, purtroppo al momento siamo ancora nella traiettoria dell'evento più drastico, diciamo così, anche se secondo me ci sono tanti segni che conducono ad un certo ottimismo, quindi magari ne parliamo con più calma se ci sono altre domande. Comunque sì, c'è la possibilità di raggiungere anche diversi gradi di riscaldamento globale, che la situazione sarebbe abbastanza grave, ripeto, non tanto per il pianeta quanto per gli effetti che questo avrebbe sulla società. Una seconda domanda era se sono state fatte delle previsioni sull'andamento futuro del riscaldamento globale, e di questo tu giustamente hai risposto introducendo il concetto degli scenari, che a seconda dei diversi scenari ci può essere un diverso riscaldamento. Hai fatto i due esempi di due possibili scenari estremi. Sì, e soprattutto ho cercato di chiarire il concetto di previsione. Insomma, quando si parla di previsione climatica, non è previsione di cercare di sapere quale sarà il clima del 2075, insomma, ma più che altro di avere appunto una plausibile ipotesi di quello che potrebbe succedere. E ci sono poi una serie di domande che vengono dalla classe terza I del liceo scientifico Galileo Galilei di Potenza. La prima è della studentessa Lucia Fabrizio. Non so se è una studentessa o uno studente, se qual è il nome e qual è il cognome. E che chiede quali sarà lo scenario alla fine del secolo, che è stato il tema sostanzialmente della tua lezione, e aggiunge se ti senti più ottimista o più pessimista e perché. Allora, magari rispondo alla seconda, gli scenari sono quelli. Dunque, io diciamo lo scenario dell'accordo di Parigi di non superare i 2 gradi di riscaldamento rispetto alle preindustriali, secondo me è lo scenario più ottimistico, nel senso che a Parigi si era anche parlato addirittura di limitare a 1,5 gradi, eccetera, e secondo me non si riuscirà a fare meglio di quei 2 gradi. Adesso, quei 2 gradi, cosa significa? Significa che ci sarà ulteriore scioglimento di ghiacciai, c'è questo e quell'altro, tutto il ciclo idrologico di cui parlerò, ma insomma con delle politiche di adattamento, per esempio se si innalza il livello del mare, costruire le barriere costiere più alte, un MOSE più alto, che ne so, si possono gestire. Io non credo che si raggiungerà lo scenario, infatti non lo credono molti che si raggiungerà lo scenario più estremo, perché ormai tanti meccanismi si sono già instaurati, nel senso che già in Europa, negli Stati Uniti, ma anche in Cina, ripeto, in India, cominciano a implementarsi delle politiche verso la green economy. Io personalmente credo che il petrolio sia finita, il petrolio, la cosiddetta era del petrolio, fatto quello che doveva fare, ha consentito un certo sviluppo, ma adesso è tempo che venga rimpiazzato da altre tecnologie più avanzate, perché io considero le tecnologie rinnovabili più avanzate delle tecnologie fossili. E dove andremo a finire?
sarà 2 gradi, sarà 2 gradi e mezzo, quello è difficile dirlo. Però io vedo dei buoni segni a livello internazionale. Basti pensare, cosa inaudita solo 10 anni fa, che il Presidente degli Stati Uniti ha posto il problema del clima come fra le 3 priorità maggiori degli Stati Uniti. È vero che è un presidente, diciamo, forse un po' più aperto a certi temi, ma 10-15 anni fa non sarebbe mai successo. Non basti pensare alla von der Leyen, a quello che sta accadendo in Europa, in Germania, e ripeto, anche nei paesi emergenti. Quindi è un ottimismo che però va alimentato dall'impegno personale e dall'impegno anche politico, no? Dei paesi ad intensificare questo processo verso la green economy. Se si aspetta, se non si fa niente, se si aspetta di dire sì, la cosa si aggiusterà da sola, non succederà. Dobbiamo impegnarci, sia a livello di nazione, ma anche a livello personale, cominciare a vedere un attimo quali sono i nostri comportamenti e magari vedere che cosa si può fare per cambiarli, sia sull'energia, magari andare a vedere da dove proviene l'energia che usiamo, viene dal fossile o viene dal rinnovabile, perché oggi c'è la scelta, oggi si possono scegliere dei fornitori che producono energia solo rinnovabile. La green economy, attenzione, secondo da questo messaggio, oggi è conveniente anche dal punto di vista economico, è per questo che si sta sviluppando così tanto negli Stati Uniti. Quindi i segni buoni ci sono, però non dobbiamo smettere di impegnarci. C'è poi una domanda di Brucoli Gaia. Se non dovessimo riuscire a diminuire la produzione di CO2, quando raggiungeremo la soglia critica? Cioè, qui c'è la definizione di che cosa noi intendiamo per soglia critica. Allora, soglia critica, diciamo, nell'accordo di Parigi sono questi famosi 2 gradi. Come è stata valutata questa soglia critica? È stata valutata sul fatto che gli impatti, quando si va al di là dei 2 gradi, diciamo, il costo di questi impatti è molto maggiore del costo di limitare questi impatti. Diciamo, è una questione di costi-benefici. E quando raggiungeremo, ne abbiamo già uno, ce lo siamo giocati, anche di più. Sono curioso di sapere quale sarà il numero ufficiale che uscirà fuori fra qualche mese, 1.1, 1.2. Quindi dipende da che cosa faremo nei prossimi 10-20 anni. Se non si intensifica un attimo questo processo verso la green economy, potrebbe avvenire prima piuttosto che più tardi. Ma insomma, io sono confidente che con delle politiche adeguate si riuscirà a superare questa soglia. Si può dire una cosa un po' così particolare, filosofica. Io credo molto nella capacità di sopravvivenza della specie umana. La specie umana in tante occasioni avrebbe potuto autodistruggersi, non so, la crisi di Cuba, no, piuttosto che armi chimiche, armi biologiche e così via. Però non l'ha mai fatto, c'è sempre qualcosa che ha fatto sì che il buon senso, mettiamola così, trionfasse. E secondo me se succederà la stessa cosa. Vedo una maggiore coscienza per questi problemi, un impegno sempre maggiore e sono abbastanza ottimista che riusciremo a uscirne fuori come con la pandemia, anche con la crisi climatica. Però dobbiamo impegnarci, ecco, non voglio mandare il messaggio che succederà da sola questa cosa. La domanda successiva è di Genovese Antonella, è la domanda sulle circolazioni oceaniche alle quali tu già hai già in gran parte risposto. Il riscaldamento globale ha portato ad un indebolimento delle circolazioni oceaniche, questo come può influire sul clima della Terra? Allora, come ho detto prima, è uscito un articolo proprio qualche settimana fa in cui questa circolazione che lega tutti gli oceani si è stato stimato un indebolimento del 15%.
rispetto a valori di inizio 1900. E se questo fenomeno dovesse continuare fino ad avere un indebolimento notevole, o addirittura alcuni pensano un collasso, ripeto, non nei prossimi 10 anni, ma come dicono nei prossimi 150 anni, questo significherebbe uno sconvolgimento completo del sistema climatico. Per esempio, il clima dell'Europa dipende molto dalla corrente del Golfo. Tiene il clima europeo, insomma, molto più mite del clima statunitense alle stesse latitudini. Quindi, se la corrente del Golfo scomparisse, non è che l'Europa finirebbe in un'era glaciale come nel film The Day After Tomorrow, perché questo viene compensato dal riscaldamento globale. Non c'è nessun modello che ci dice che l'Europa ghiaccierebbe, però sicuramente avrebbe un clima completamente diverso, soprattutto per quelle zone calde, soprattutto per il Mediterraneo. Il Mediterraneo rischia molto, insomma, da quello che ci dicono i modelli, rischia di diventare una zona sostanzialmente semidesertica. Quindi soprattutto noi dobbiamo stare molto attenti. E poi c'è il problema delle zone costiere, che sono le più vulnerabili. Quindi non so dove vive questa luna, ma vabbè, speriamo che per quando lei sarà grande, se lei anche si impegna come tutti, si riuscirà a contenere il problema. C'è poi la domanda di Romano Antonella: e in futuro, a causa del cambiamento climatico, quali saranno le regioni più a rischio? Anche questo Sì, l'abbiamo già questo l'ho fatto discusso. vedere, diciamo che purtroppo il Mediterraneo è una di queste regioni, ma c'è anche il bacino dell'Amazzonico, c'è il Centro America, un'altra delle zone calde, il Sudafrica, ce ne sono alcune in Asia, ce ne sono diverse. Quella per eccellenza è l'Artico, l'Artico veramente sta cambiando in una maniera velocissima. C'è poi la domanda di Manfredi Miriam: e adottando politiche aggiuntive e a tutela dell'ambiente, se e tra quanto tempo si potranno avere dei miglioramenti? Siamo arrivati ad un punto di non ritorno o è ancora possibile ridurre notevolmente le emissioni salvando il nostro pianeta? Allora, diciamo che nell'accordo di Parigi si è data una traiettoria per contenere. Allora, diciamo che indietro non si torna, nel senso che non ci sarà una diminuzione delle concentrazioni di questi gas serra. Cioè, la cosa migliore in cui possiamo sperare al momento, date le cose, è di stabilizzarle a livelli per cui non si superi la famosa soglia dei 2 gradi rispetto a quelli preindustriali. Oddio, qual era la domanda? Adesso mi sono perso il filo. Beh, se il Ah, se è fattibile la cosa. Sì, diciamo, non si torna indietro, ma si può sicuramente contenere. La traiettoria c'è, ci sono anche le soluzioni tecnologiche, come dicevo. È chiaro che alcune cose vanno ancora, cioè non è una cosa facile da implementare, la ricerca sta aiutando molto, ma sicuramente si può ancora contenere. Quindi se la domanda è ormai non c'è più niente da fare, la risposta è no, c'è ancora tantissimo da fare. E se la domanda è torniamo indietro, torniamo diciamo al clima di 50 anni fa, no, insomma alcune cose. Che ci siano meno ghiacci è inevitabile, che il livello del mare continuerà a salire ancora un po', è inevitabile. Quindi per queste cose qui bisogna avviare quelle che vengono chiamate, anche che ci siano più eventi estremi, parlerò di questo nella prossima lezione, è inevitabile. Quindi bisogna implementare delle cosiddette politiche di adattamento che ci consentano di gestire questi che saranno dei cambiamenti inevitabili, ma gestibili. E ci sono poi delle domande dagli alunni della quinta C dell'ISIS Paolo Carcano di Como, e alla quale tu hai accennato infatti nella tua presentazione. E la natura ha già trovato possibili soluzioni per far fronte al problema del riscaldamento globale, cioè se ci sono dei meccanismi e automatici sui quali possiamo contare?
Allora, che io sappia, no, nel senso che ovviamente noi non conosciamo la natura così bene da dire. Adesso non vorrei che uno di questi meccanismi fosse quello di eliminare la causa del problema. Quindi speriamo che la natura non ci pensi in maniera troppo drastica. Diciamo che, allora, ripeto, che io sappia, non si conoscono dei fenomeni forti di retroazione, feedback negativo che possano bloccare il problema. Nessuno dei nostri modelli suggerisce questo. Quindi io non conterei troppo su un aiuto indiscriminato della natura. Anche perché, ripeto, questo aiuto potrebbe non essere piacevole per noi. Quindi dobbiamo essere noi a risolvere il problema. Lo stiamo causando noi. Possiamo risolverlo, dobbiamo farlo. È molto semplice. Quindi soprattutto voi ragazzi dovete cercare di impegnarvi al massimo per farlo. Non ci sono altre domande e chiedo alla regia di collegarci con Giovanni Seminara e gli chiedo se ci sono state altre domande Ci arrivate. sono, sì, ci sono altre tre domande. Non so se volete evaderle subito o farlo nella prossima lezione. Forse si possono fare subito e allungare l'intervallo 5 minuti. Allora, la prima Perfetto. domanda è questa: degli alunni della 5SB dell'Istituto Primo Levi è molto. Molto la numero 9, molto secca. L'accordo di Parigi è stato rispettato in questi anni? Allora, l'accordo di Parigi, prima di tutto voglio specificare che non è un accordo vincolante, nel senso che se uno non lo rispetta, non succede niente. E tecnicamente parlando, come ho fatto vedere, le emissioni si sono fermate nel 2020 e hanno cominciato a scendere, però per il motivo sbagliato, non per delle riforme strutturali, ma perché ci sono stati lockdown. Quindi adesso ci sarà un doveva esserci un primo assessment di quello che diversi paesi avevano fatto, dovrebbe esserci ogni 5 anni, quindi il primo era nel 2020. Penso abbiano rinviato proprio per tutte le problematiche che ci sono state, ma bisogna vedere come si riparte dopo il lockdown. Quindi bisognerà vedere come si evolveranno i prossimi anni. Ripeto, alcuni segni positivi ci sono anche in paesi come India e Cina, quindi vedremo. Ok, poi passerei alla 11 per la regia. La domanda è: la deforestazione dell'Amazzonia ha prodotto variazioni nelle emissioni di CO2? Allora, la deforestazione non solo dell'Amazzonia, ma in generale i processi di deforestazione hanno, diciamo, dal punto di vista delle emissioni equivalenti, perché appunto assorbono la CO2, quindi se deforesti diminuisce l'assorbimento, quindi come avere delle emissioni, hanno contribuito per circa il 10%. Quindi non un contributo enorme, però significativo. Quindi anche quello è qualcosa che va fermato al più presto, anche perché le foreste pluviali, biodiversità e sono tantissime altre Certo. problematiche. L'ultima domanda, che non so però se sia da rivolgere a te o magari al professore che si occuperà di biodiversità la prossima volta, comunque la domanda è se, sempre degli stessi alunni, se non si, è la 10 per la regia, se non si raggiungessero gli obiettivi dell'accordo e la temperatura aumentasse di 4 gradi, quali specie animali ne risenterebbero di più? Ora tu non sei un esperto. Sì, no, solo dire che alcune specie già, l'estinzione di alcune specie già è stata attribuita ai cambiamenti climatici. Però se posso fare un commento per 30 secondi, non c'è solo il problema dell'estinzione di alcune specie, c'è il problema anche del venire a galla di nuove specie. E volevo citare un lavoro interessante che abbiamo fatto con il professor Brandmeier, che è un... Si occupa di insetti e
lui va a caccia di insetti nelle grotte, che vivono nella profondità delle grotte. Ci sono dei coleotteri che vivono lì. E lui, come c'è tutta una comunità scientifica, cerca questi coleotteri e quando trovano una nuova specie viene registrata. E lui mi ha appunto nel mio ufficio e mi ha detto: "Guarda, noi stiamo vedendo un fenomeno molto strano, troviamo molte più specie di coleotteri di quello che ci aspettiamo dal punto di vista teorico. La scoperta di nuove specie dovrebbe seguire una certa curva e ne trovavano molte, molte di più." E lui ha attribuito questo al cambiamento climatico, perché ha detto che questi insetti vengono su d'estate per mangiare, godersi un po' le temperature più calde, poi alle prime gelate tornano giù nella profondità delle grotte. Siccome adesso le gelate stanno diminuendo, questi insetti vengono su molto di più e quindi ne scopriamo molto di più. Quindi il cambiamento climatico potrebbe portare anche all'emergere di nuove specie che oggi sono conosciute, quindi non è solamente un problema di estinzione. Io ho trovato tutto questo molto interessante, a prescindere dai paleobatteri, no? Il problema dei paleobatteri nei ghiacci, con lo scioglimento degli ghiacciai, quindi questi paleobatteri potrebbero tornare attivi. Quindi, ok, ci sarà una lezione magari su questo, ma ci sono tanti aspetti interessanti. Sì, l'anno prossimo noi prevediamo di fare uno sviluppo delle risposte alla domanda che fare. Fra l'altro, la domanda 12, che è sempre degli stessi alunni, è molto secca. L'uso del nucleare potrebbe aiutare? Questa è una Allora, domanda questa è una molto. domanda che richiede, a parte che io non sono un super esperto, se posso dire la mia, io sono, e qui magari metto in ballo, sono un convinto antinuclearista, mettiamola così, per tanti motivi. Secondo me il nucleare fossile e il nucleare fissile a fissione, poi il nucleare a fusione si sta sperimentando, eccetera. Secondo me il nucleare a fissione, cioè le centrali nucleari convenzionali, è già fallito in partenza, nel senso che le prime centrali sono state costruite negli anni 60, addirittura 50, quando una cosa funziona tu la vedi espandersi, invece questo settore non si è espanso, anzi adesso sta praticamente scomparendo, perché ci sono tanti problemi di sicurezza, guardiamo quello che è successo a Chernobyl, a Fukushima, ma anche problemi legati magari ad atti di terrorismo, a guerre. Immaginate di avere centrali nucleari sparse, tante centrali sparse in tutto il mondo, sarebbe un po' un incubo la protezione di queste centrali. Quindi, ripeto, adesso è un discorso complesso, ma io sono abbastanza contrario all'uso del nucleare fissile. Sì, soltanto per dimostrare ai ragazzi che non c'è consenso su quello che tu hai appena detto, ci sono alcuni dei più grandi ecologisti, un esempio più classico è Lovelock, il più grande ecologista dello scorso secolo, che sono favorevolissimi al nucleare. E poco prima dell'accordo di Parigi, come tu certamente saprai, cinque famosissimi esperti di clima, tra cui il professor, quello che si occupa di tornado, che tu conoscerai benissimo, dell'MIT, e Kerry Emanuel, hanno fatto un proclama in cui sostenevano, e io devo dire che sono abbastanza vicino al loro Sì, punto di vista, sì, sostenevano che non c'è soluzione senza il nucleare, almeno su tempi, diciamo, della scala del secolo. Cioè, questo pone un problema fondamentale, che quali rischi siamo disponibili a correre quando ci troviamo di fronte ad un disastro come quello che tu hai descritto. è una discussione complessa. Io solo No, no, è importante. No, l'ho la voluto mia dire, cosa, scusami, la no. mia opinione, no? No, 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 ma no, l'ho voluto dire non per. Filippo, non l'ho voluto dire non per contraddirti, ma No, proprio no, perché su queste no. questioni è abbastanza importante che i giovani sappiano che non c'è una via unica. L'ultima domanda è: sono già in atto dei metodi per diminuire o rallentare l'innalzamento della temperatura?
Allora, dunque, come già detto prima, rallentare, eccetera, questo shift alla green economy e compagnia bella, diminuzione delle emissioni. Volevo dire, magari prendere spunto da questa domanda per parlare 30 secondi del tema della cosiddetta geoingegneria, cioè un'altra delle, a prescindere dal nucleare, appunto, un'altra delle opzioni che viene valutata per diminuire le temperature e di non diminuire le emissioni, ma di implementare delle tecnologie che, o ci sono due tipi di tecnologie: una è che assorbano l'anidride carbonica, cosiddetto assorbimento stoccaggio dell'anidride carbonica. Ci sono degli studi pilota, sostanzialmente prendono l'anidride carbonica, rendi liquida o solida e viene stoccata nel suolo. Ci sono degli studi pilota su questo per vedere diciamo, se la cosa è fattibile su grande scala. Altri metodi cosiddetta geoingegneria invece agiscono sull'energia del sole, che ci proviene dal sole. Cioè, tra l'altro, sono stati suggeriti anche da scienziati eminenti come Paul Crutzen. È quello di diminuire la quantità di energia proveniente, cioè che dal Sole raggiunge la Terra. Le due ipotesi che io ho sentito di più sono una mettendo degli specchi in orbita attorno alla Terra, quindi degli specchi che riflettono parzialmente questa energia, e quello che Crutzen suggeriva era quello di sparare in stratosfera dei razzi ed immettere solfati. I solfati sono delle particelle che riflettono la radiazione solare, in questo modo tengono le temperature leggermente più basse, cioè diminuiscono le temperature. Chiaramente lì tutto il problema è diciamo la quantità, diciamo la scala di queste soluzioni. Io ricordo, ho parlato con Cruz proprio di questo, e gli ho chiesto: sì, ma quanti razzi dobbiamo sparare? Quindi se dovrebbero sparare tantissimi razzi da qui a fine secolo, insomma. Quindi, però, se ne parla di queste soluzioni di cosiddetta geoingegneria, come si parla, appunto, c'è un dibattito sul nucleare, c'è anche un dibattito su queste soluzioni, soprattutto in alcuni governi, so che negli Stati Uniti queste vengono valutate anche abbastanza attentamente, quindi è sicuramente anche un'altra opzione che si sta discutendo. Bruno, c'è ancora una domanda, ma io la rimanderei alla fine della prossima lezione, perché sennò ritardiamo troppo, mi pare, no? Sì, va bene. Penso di sì, però possiamo ugualmente fare un intervallo, probabilmente. E adesso Mi sono vado a in. prendere un caffè. Sì, ci rivediamo fra qualche minuto alle mezzogiorno e 10, così abbiamo appunto il tempo per un caffè. Ok, Ok, grazie. grazie. Ci salutiamo e ci rivediamo alle 12:10.